Oggi qui allo stand principale di Piazza della Repubblica un incontro che parla di rifiuti e ambiente marino. E qual è la sua posizione, visto che lei è uno dei principali esponenti dell'Istituto per la protezione ambientale? I rifiuti sono un problema globale a livello planetario, hanno avuto una visibilità mondiale col famoso vortice del Pacifico, un'isola grande quanto un continente di rifiuti, tanto grande da poter fermare una flotta militare, per questo è impensierito la marina statunitense. Ma il problema non è soltanto quello visibile o estetico, i rifiuti oggi sono un problema concreto che sta mettendo in serio rischio l'ambiente marino, l'economia della pesca e la salute dei consumatori. Quello che noi vediamo sulle spiagge o galleggiare sul mare è soltanto l'aspetto più esteriore, più visibile di un grande problema complesso. Nei fondali marini, per esempio, vi sono relitti, armi, reti perdute che nel momento in cui sono scomparse nei fondali diventano rifiuti. Vengono pescati dai pescatori, dovrebbero essere gestite ma non riescono a esserlo perché non saprebbero come fare a smaltirli o eliminarli. Ma poi trasferiscono i loro veleni in ambiente marino. Ma il problema che più preoccupa oggi a livello mondiale è quello delle microplastiche. Le plastiche che galleggiano nel mare sotto gli agenti meteomarini, i raggi ultravioletti del sole, si frammentano in mille piccole particelle che si chiamano microplastiche. Queste particelle raccolgono anche i contaminanti del mare sulle loro superfici e vengono scambiate dagli animali marini, dai pesci in plancton, per plancton, e se ne nutrono. Noi nel 90% degli animali pelagici abbiamo oggi trovato la presenza di microplastiche che, trasferendo i contaminanti nell'intera catena alimentare, contribuiscono a quell'inquinamento che oggi sta creando seri problemi, perché vorrei ricordare che i contaminanti poi rendono meno fertili gli animali marini quando addirittura non li uccidono. Altri problemi molto grossi legati ai rifiuti sono i macro rifiuti flottanti che vengono scambiati anche questa volta dagli animali come le tartarughe per meduse o altre prede, e quindi se ne nutrono e poi ingerendo viene bloccato l'apparato digerente portandoli alla morte. Ma tutto ciò, vorrei ricordarlo, proprio qui a Mazara diventa un dramma per i pescatori, perché i pescatori della pesca artigianale vedono, se le correnti sono sfavorevoli, le loro reti riempirsi di rifiuti e impiegano giorni per poterle pulire e vedono anche rovinarsi l'immagine del loro prodotto. La pesca a strascico di Mazara poi è una vittima preferenziale, perché questi rifiuti nelle reti distruggono, rovinano sia le reti che il pescato. Ci sono delle azioni da fare, sono raccomandate a livello internazionale. La direttiva sulla strategia marina dell'Unione Europea ha quello del rifiuto marino, il Marine Litter, come uno degli obiettivi. Grandi raccomandazioni ai paesi europei che si stanno impegnando, che si dovrebbero impegnare, che vogliamo che si impegnino in questa direzione, però in uno scenario mediterraneo questo diventa più complesso e più difficile, perché sappiamo che non tutti i paesi sono nell'Unione Europea, ma sono presenti molti di essi a Mazara, quindi vorremmo che proprio qui, proprio dalle pagine, dagli eventi del distretto della pesca di Mazara, possa partire un messaggio a tutti i paesi mediterranei. Quello che abbiamo detto è presente nei report dell'Osservatorio della pesca di quest'anno, quindi speriamo in un mare con meno rifiuti e più sano per tutti. Nell'ambito dei progetti Nuove Dotte Blue Economy, io mi occupo insieme ad un team di colleghi di competenze multidisciplinari a un progetto che mira da un lato all'efficientamento energetico e dall'altro al recupero degli scarti di produzione. Il tutto è finalizzato, in linea alla filosofia proprio della Blue Economy, ad una sostenibilità che deve essere al contempo ambientale, economica, sociale e culturale. La prima fase del progetto, quella dell'efficientamento energetico, prevede una consulenza proprio alle aziende della filiera ittica, mediata da alcuni colleghi esperti, che mirano da un lato alla valutazione dei veri costi di produzione
andando ad inquadrare quelli che sono i comparti più energivori, che quasi sempre sono quelli relativi al riscaldamento, alla refrigerazione, e dall'altro lato alle possibilità, ricorrendo magari ad energie rinnovabili o recupero di calore di produzione, acqua di produzione, di appunto poter andare ad abbassare i costi di produzione per ogni chilo di materia prima lavorata e contestualmente anche le emissioni di CO2 sempre per chilogrammo di materia prima lavorata. Dall'altro lato, e questa è diciamo la fase in cui sono coinvolta più in prima linea, c'è questo recupero degli scarti di produzione derivanti dal comparto ittico. Perché come ben sappiamo, parallelamente alla lavorazione, le aziende del territorio sono costrette a produrre tonnellate e tonnellate di scarti, che possono essere le tessere, le viscere, le lische appunto dei pesci, o molto frequentemente, essendo in questo territorio particolarmente diciamo diffusa la lavorazione del gambero, i gusci e le teste di questi ultimi. Ecco, in entrambi i casi, dai primi potrebbero essere estratte sostanze quali olio di pesce e collagene, utilizzati in tantissimi ambiti che vanno dall'industria all'ambito biomedicale. Lo stesso discorso per quanto riguarda il chitosano, che abbiamo scoperto essere molecola particolarmente versatile, che vede utilizzi in molteplici ambiti, che oltre a quelli appunto di cui ho parlato possono essere anche quelli tessili ed alimentare, poiché è un potente antibatterico naturale che può addirittura aumentare la shelf life dei prodotti. Perché il focus proprio sugli scarti del pescato? Beh, è chiaro, come detto, che appunto il nostro è un territorio in cui le aziende ittiche costituiscono una porzione importante dell'economia appunto locale, e parallelamente prodotti, come detto, gli scarti vanno a costituire una grossa percentuale di quello che le aziende purtroppo producono. Sappiamo anche come in Sicilia più che in altre regioni ci sia una vera e propria emergenza in termini di rifiuti. Chiaro che gli scarti non arrivano tra i quali in discarica, ma subiscono una serie di processi che poi porteranno una parte di essa appunto ad andare a creare un danno di natura ecologico. Quindi, essendo il mio un istituto che si occupa di ambiente marino, è logico, e anche ambiente in generale, che noi abbiamo intanto a cuore proprio la causa territoriale. Ragion per cui, se questi scarti possono essere indirizzati ad un altro fine come quelli che ho descritto, si raggiunge già in buona parte un po' il focus sul nostro lavoro. Parallelamente, e quindi non secondariamente, perché appunto l'economia è altrettanto a cuore per noi, va detto che queste aziende oggi più che mai sono gravate da una serie di costi, perché questi scarti, essendoci una normativa ben costituita, non possono essere smaltiti in maniera semplice e banale e quindi anche a costo zero. Per cui noi vogliamo contestualmente andare a creare un vantaggio appunto ambientale, ma anche per le aziende che si vedrebbero così sollevate da delle spese che durante il corso dell'anno, specie per le aziende medio-piccole, non sono indifferenti. In ultimo, gli scarti, perché se da un lato abbiamo gli scarti di produzione, dobbiamo tenere presenti che un decreto che entrerà in vigore a breve impedisce il rigetto in mare di piccoli pelagici, quindi un domani anche questa porzione di pescato, magari di piccola pezzatura o che non ha valore economico, che dovrà essere sbarcato, potrebbe andare a costituire una materia prima per noi da lavorare. Dottore Carullo, qui a Blue Sea Land, l'IRCAC è un importante istituto a supporto di quelle che è il mondo delle imprese. Ecco, oggi quali strumenti? Ma veda, per prima cosa un grazie per la possibilità di rivolgere un saluto e chiarire la nostra posizione e la nostra presenza qua. L'IRCAC, devo dire preliminarmente, partecipa anche quest'anno per la quarta volta a questa importante manifestazione di Mazara, e lo fa nel rispetto di un'attività positiva svolta dall'Osservatorio della Pesca di cui è socio, e soprattutto per confermare alle cooperative siciliane con la propria presenza la possibilità di far credito. L'IRCAC sostanzialmente è la banca delle cooperative, alle cooperative fa prestito, e fa un prestito però a un tasso assolutamente agevolato, direi tra virgolette sociale, dello 0,35%. Ecco, la carta vincente dell'IRCAC è poter fare credito con gli stessi strumenti delle banche, per le stesse attività che hanno le banche, però con un tasso assolutamente competitivo.
Nello specifico noi abbiamo anche dei prodotti che riguardano le cooperative della pesca, questo siamo venuti a dire. Una legge regionale del 2011 che aveva faticato a entrare a regime oggi comincia a produrre i primi effetti, talché circa 6, 7, 8 cooperative negli ultimi tempi hanno avuto dei prestiti dall'IRCAC su questa misura particolare. Devo dire, così come ho sottolineato in un intervento fatto ieri in apertura dei lavori, che invece una misura che non viene assolutamente sfruttata ed è un peccato sono i mutui di credito a medio termine per l'internazionalizzazione. È chiaro che io parlo dell'internazionalizzazione di misure a favore delle cooperative siciliane che ad oggi non hanno ritenuto di sfruttare questa misura. La mia presenza qua è per spingere, proprio perché si tratta di questa importante manifestazione che coinvolge, come ha detto Giovanni Tumbiolo, i cui meriti sono eccezionali e che si riverberano oggi con la presenza di ben 42 paesi, e ritengo quindi che sia una manifestazione di altissimo rilievo sia per la Sicilia sia per il ruolo politico-economico che viene data oggi alla nostra terra con questa manifestazione. Detto questo, mi auguro che le cooperative presenti, le cooperative dell'agroalimentare, continuino ad aver fiducia nell'IRCAC e sappiano che i nostri prodotti finanziari sono a loro disposizione. Ma guardi, io potrei farle la storia di 50 anni di IRCAC, la storia di 50 anni di IRCAC, che dicono che noi in 50 anni abbiamo fatto oltre 14.000 prestiti a cooperative siciliane per un ammontare di diversi e svariati miliardi di euro. È chiaro che ridotto all'ultimo anno, lo spezzone di ultimo anno, noi andiamo su 10 milioni di attività creditizie a oltre un centinaio di cooperative allo Stato. Mi preme dire, perché mi era stato chiesto e quindi ho piacere di ricordarlo, che tra i clienti che noi in massima parte in questo momento favoriamo ci sono gli start-up giovanili. Sono, quindi si registra un interesse particolare agli start-up, quindi alle cooperative di nuova vita, alle cooperative che iniziano la loro avventura, perché veramente ci sono giovani animati di tanta volontà in Sicilia e attraverso lo strumento cooperativo e attraverso lo start-up riescono ad avere una molla per cominciare la loro attività imprenditoriale. Qual è il motivo per cui le cooperative siciliane non attingono a questi benefici? Ma io non ho detto questo, io ho detto poco fa, parlando con un suo collega, che non vengono attivate le misure per l'internazionalizzazione. Cosa diversa è proprio in controtendenza e con le misure ordinarie, perché sulle misure ordinarie noi prendiamo atto che la difficoltà del mercato bancario porta le cooperative ovviamente ad avere una maggiore possibilità e facilità e opportunità di accesso con l'IRCAC, che quindi svolge il proprio ruolo. Mazzara, secondo lei ha ancora un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'integrazione tra diverse culture e tra diverse religioni che popolano il Mediterraneo? Mazzara esporta un modello che è un modello esemplare di convivenza pacifica, che fonda le sue radici nel fenomeno migratorio che alla fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento vide i nostri andare sulle coste nord dell'Africa, e quando la tendenza si è capovolta dalle nostre parti si è ricambiata quella politica di accoglienza e di convivenza pacifica e di sviluppo che proprio la Tunisia e i paesi del Nord Africa offrirono ai nostri pescatori, alle persone che si trasferirono colà per una scelta di progresso e di sviluppo. Abbiamo reso la pariglia per quello che avevamo ricevuto, una volta tanto abbiamo imparato dagli altri, e forse è il caso che questo lo si dica ad alta voce perché altri possano imparare da noi quella cultura dell'accoglienza che noi ci portiamo nel sangue. Le religioni non si integreranno mai perché hanno una loro individualità, però sono chiamate a vivere insieme, a dialogare, perché nel culto dell'unico Dio scoprono anche le ragioni per il servizio all'uomo, e quindi le religioni sono per la pace, per il dialogo, per l'accoglienza, per l'integrazione dei popoli. Il dialogo, la cooperazione,
si parla tanto di umanesimo mediterraneo. E questa insomma è la strada maestra perché affinché insomma questa, quello che sta succedendo in questo mare, il mare Nostrum, possa essere davvero superato. Se mettiamo al centro di tutte le nostre attenzioni, dei nostri discorsi, delle nostre strategie, non gli interessi più o meno economici, più o meno di potere, ma mettiamo al centro l'uomo, la persona, allora è sicuro che questo mare può dare un contributo. Lo stiamo scoprendo, non stiamo riscoprendo questo mare come mare centrale. E l'insegnamento del Papa e dei Vescovi e anche di alcune persone illuminate, persone di cultura e anche persone religiose, la riscoperta del Mediterraneo ci fa dire che se il Mediterraneo sarà in pace, il mondo sarà in pace. Se il Mediterraneo è un mare di guerra, non ci sarà pace neanche per le altre parti del globo. Non è forse un segno che il premio Nobel per la pace quest'anno sia andato appunto alla Tunisia, 4 rappresentanti del dialogo nazionale, coloro che hanno promosso questo passo democratico della Tunisia? È forse un punto di svolta? Ma io ci spero tanto e ci avrei sperato in una scelta di questo genere, perché noi che seguiamo molto da vicino le vicende che accadono in questo paese che ci è di rimpettaio, siamo perfettamente convinti, io sono particolarmente convinto che la Tunisia potrebbe rappresentare veramente un segnale di novità e nel mondo arabo e anche nella capacità del mondo arabo di rigenerare se stesso uscendo da quel contesto che lo rende così incomprensibile al mondo occidentale. La Tunisia, ricorrendo ad alcune metodiche che sono tipiche del governo di popolo, ha dato di se stessa un'immagine e si è data una struttura costituente che rappresenta sicuramente un'anomalia al positivo all'interno del panorama arabo e va conosciuta, va agevolata e va diffusa questa esperienza, perché è un elemento di novità che sicuramente darà frutti nel breve e nel lungo termine, e forse non lo abbiamo percepito abbastanza noi che abitiamo l'altra sponda del Mediterraneo.